Alla Camera dei Deputati di Montecitorio è stato presentato il libro San Gregorio Nazianzeno, un palinsesto architettonico tra storia, fede e arte, che sorge nel rione Campo Marzio di Roma. Era una chiesa poco nota. Quando in una chiesa, al centro storico di Roma, non si hanno notizie, o meglio, solo piccole notizie documentarie, è naturale che sorga spontaneo incominciarla a studiare. E per noi è un dovere morale, ma anche poi, anche essendo un professore anche universitario che si occupa di queste cose, ho cercato di trasferire il mio bagaglio di conoscenza. Quindi ecco perché è necessario studiare, in questo caso, i monumenti poco noti, perché studiandoli con umiltà, con passione e anche con l'aiuto di giovani collaboratori si riesce sempre a svelare qualche segreto. In questo caso la conoscenza è sempre fondamentale, conoscenza per conservare, perché non si conserva se non si conosce, quindi conservare, restaurare e usarla in questo caso con un ottimo adeguamento liturgico perché serve ogni mattina alle funzioni religiose. Qual è la storia di questa chiesa da tempio a chiesa? Storia abbastanza lunga e complessa, cioè, in poche parole si può dire che esistono queste preesistenze dell'epoca romana, poi varie attribuzioni, dopo in epoca ecco, medievale viene fondata, siamo intorno all'Ottocento alla presenza dei tempi di Carlo Magno, una piccola cappella, pensiamo com'era il Campo Marzio prima e poi c'è tutta questa vicenda dell'insediamento delle comunità religiose nelle adiacenze, quindi monastero con le altre chiese, ma questa chiesa rimane sempre un fulcro proprio nella storia, perché pensiamo poi è stato sepolto lì il corpo di San Gregorio e alla fine del Cinquecento è stato portato con una solenne processione a San Pietro e lì è stata realizzata la cappella di Gregoriana. E questo è importante per tutta la storia, ecco, la storia della Chiesa e questo dimostra come la storia dell'architettura si fonde con la storia religiosa. Non si può mai studiare una Chiesa se non si conosce l'architettura e non si può studiare l'architettura bene se non si conosce la storia religiosa, cioè, se questo è fondamentale, se no. Quali difficoltà avete avuto nel raccogliere i documenti? Nessuna, perché ho trovato un'ampia collaborazione, ho ringraziato tutti perché in questi casi tutti hanno capito che era veramente da studiare. La Chiesa rappresenta tutto un percorso, come già è stato detto dal professor Bellanca in questo stupendo volume, direi un palinsesto architettonico, come dice bene il volume, tra fede, storia e arte. Tutti i passaggi che nei secoli ha fatto questa Chiesa sta a dimostrare anche, direi, la storia di Roma, la storia della religiosità anche della Chiesa cattolica romana. Anche la presenza di alcune figure che abbiamo visto attraverso il professor Bellanca che ha scoperto, credo che diano ancora più valore a questa chiesa. Credo che questo volume dovrà essere maggiormente reclamizzato anche per far vedere come la Camera dei Deputati ci tiene che la propria chiesa sia una chiesa famosa, una chiesa soprattutto da studiare. La Chiesa rappresenta oggi un punto di incontro, di preghiera e di fede per gli onorevoli del Parlamento. Talmente radicato nella dimensione umana del nostro paese, nella tradizione culturale, ma anche in un progetto politico di alto respiro, il fatto che l'uomo non è una dimensione puramente, potremmo dire, orizzontale, che l'uomo ha una sua dimensione verticale, c'è un bisogno di Dio, che c'è una nostalgia di Dio in ogni uomo, che questa cappella è diventata il simbolo dell'aspirazione dell'uomo a vivere con una visione che sappia andare oltre le tensioni del quotidiano per risolverle in un progetto di speranza, di fede, di amore, di servizio verso tutti quanti gli altri, a cominciare dai colleghi parlamentari, ma soprattutto in un rinnovato tipo di alleanza con la nostra società civile, col mondo dell'arte, col mondo della storia, col mondo della cultura. Da questo punto di vista, la Camera dei Deputati esprime nel senso più profondo l'anima del popolo italiano.